Accanto a me il commissario superiore Tormen del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Una vetrina importante quella di oggi alla Blue Sea Land a Mazara del Vallo. Certamente, è il secondo anno che noi partecipiamo a questa importantissima manifestazione che ha un eco in tutti i paesi del Mediterraneo. Partecipiamo in quanto componenti essenziali del comparto sicurezza insieme a tutte le forze dell'ordine, insieme a tutte le forze armate che sono presenti qui. Ecco. Diamo così un attimo un segno della nostra presenza e del nostro comune agire per la collettività. Siamo qui presenti quest'anno fra l'altro con diverse attività, fra l'attività che vedete alle vostre spalle che è comunque attività radio, con uno strumento essenziale che serve per assicurare le comunicazioni in caso di calamità, di pubblica calamità. Tra l'altro il mezzo che noi abbiamo esposto qui è stato già in Abruzzo in occasione del terremoto dell'Abruzzo, dove noi siamo stati presenti col nostro personale. E poi anche alle vostre spalle avete questi esemplari che sono stati sequestrati dal servizio CITES del Corpo Forestale a casa di persone che li detenevano illegalmente. In base alla convenzione di Washington, alla convenzione CITES, infatti ci sono alcune specie di flora e fauna che sono in via d'estinzione di cui è assolutamente vietato sia il commercio che la detenzione, e noi siamo qui appunto a spiegare alla gente che questi animali e soprattutto questi esemplari di flora non si possono detenere a casa, non si possono acquistare. Tantissime le persone in giro per le piazze in questi giorni, qual è la domanda che le viene fatta più spesso? Devo essere sincero, la domanda che viene fatta più spesso è quella se ci sono concorsi. Ecco, ormai è chiaro, è chiarissimo, l'esigenza lavorativa da parte dei giovani è tale che la domanda fondamentale, quella che fanno tutti quanti i giovani non appena si avvicinano allo stand, è: ma ci sono concorsi? Purtroppo da noi la cosa è molto rallentata, noi non facciamo un concorso pubblico da tanti anni, speriamo che venga espletato al più presto, che venga posta un attimo una pietra su questo problema che ci fa essere sotto organico all'incirca del 70% rispetto a quello che è il nostro organico previsto per legge.